Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Allora, direttore, quest'oggi è stata formalizzata la rescissione contrattuale tra lei e il Palermo Calcio, una situazione davvero paradossale, un sogno professionale che lei ha inseguito per più anni, un sogno infranto senza neanche poterlo vivere, direi. Ma sì, perché era 2 anni fa che la prima proposta del presidente Santarini per offrirmi la possibilità di lavorare di Palermo, e purtroppo invece poi diciamo in 2 mesi tutto si è vanificato, ma insomma io sono tanti anni che faccio questo mestiere, le sorprese mi prendono alla sprovvista relativamente. Direttore, qual è il sentimento che prevale in questo momento nel suo stato d'animo? C'è rabbia, c'è amarezza, c'è anche delusione magari per alcune promesse che poi non sono state all'atto pratico mantenute nei suoi confronti? Ma le promesse sono mantenute probabilmente allo stesso modo. Presidente, penso che le mie promesse non le ho mantenute, non so, nel frattempo sono veramente relativo. Diciamo che evidentemente non si è creata una situazione che potesse essere positiva, o perlomeno io credo che la partenza falsa che abbiamo avuto e abbia potuto portare a un momento di preoccupazione da parte del presidente, una classifica chiaramente deficitaria, e ha pensato di provvedere inserendo una persona che ha fatto il decisionismo da una certa perentorietà, un viatico per superare i problemi. Ora io credo che l'autorevolezza si ottenga con rispetto, non con l'includere timore, però ognuno ha i suoi metodi, ognuno ha le sue, fa le sue valutazioni in momenti del genere, per servire a serenità e tranquillità. Gasperini ha portato una maggiore fiducia nella squadra e probabilmente bastava aspettare un pochino perché le cose si potessero normalizzare. Non è stato così, pazienza. Direttore, già con l'affare Mesba, che poi è praticamente sfumato sul filo di lana, erano sorte alcune perplessità. Poi l'esonero di Sannino, tecnico ovviamente da lei stimatissimo, l'aveva portato con sé da Siena. Lo possiamo dire adesso, si è sentito in parte esautorato, comunque limitato nell'autonomia dell'esercizio e delle sue mansioni? Ma no, non è serata di questo. Noi abbiamo fatto l'estate un programma col presidente che doveva portare certamente a seguire in estate così, intanto lo sfoltimento dei ranghi, perché erano veramente tantissimi, poi alla valutazione di tanti giocatori a cui dare fiducia, giovani, e chiaramente tante novità con un allenatore anche nuovo. Quel pensare che tutto si potesse concretizzare in maniera positiva subito era un po' forse utopistico, forse ci voleva un po' più di pazienza, ripeto, però. E quindi questo, invece, risultati negativi sono venuti, un partito molto difficile a Napoli e Lazio, e da questo è sorta sicuramente la sfiducia, è tutto andato in questo senso, purtroppo. Direttore, però possiamo dirlo, insomma, nel suo intento c'era di fare un mercato diverso, un po' più aggressivo, un po' più intento, io ho un contratto triennale al quale ho rinunciato. Praticamente speravo di poter avere il tempo di convincere su determinate direttive che avremmo dovuto prendere e che portavano a rendere più funzionale il Palermo sotto il profilo di un mercato che deve essere ripensato, perché quello attuale, il modo che si fa attualmente, non può portare a situazioni positive in un momento di grande difficoltà economica e di scarsa competitività del nostro calcio a livello internazionale. Quindi bisogna ripensarlo in un certo modo. È una grande ristrutturazione, ma non perché, più che ristrutturazione direi una grande valorizzazione del settore giovanile, un modo
che fosse più penetrante del nostro scouting in determinati paesi. Questi erano un po' i programmi che avevamo. Certo, per fare questo in 2 mesi non servono a nulla, soltanto per abbozzare il progetto. Certo. E purtroppo i risultati negativi arrivati subito hanno condizionato un po' tutto. E ripeto, io credo che il Presidente abbia visto il No Monaco una figura che dava più sicurezza e più perentoria per il gruppo. Io i miei metodi, per me il gruppo deve sicuramente rispettare delle regole, deve sicuramente, però va convinto più che indirizzato in maniera perentoria. Direttore, a proposito di questo, ecco il gol. Sono modi di persone diverse, ma di risolvere problemi nello stesso modo, gestione diversa. Certo, io direttore, ho avuto tempo purtroppo di imporre il mio metodo. A proposito del golpe calcistico, tra virgolette, che ha portato Pietro Monaco a diventare amministratore delegato del Palermo, ecco, lei quando lo ha saputo? Soltanto a cose fatte? E se le è mai stato realmente proposta una surreale convivenza? Se le è mai stato realmente proposto di restare comunque nei ranghi? Ma guarda, chi vive come me il mondo del calcio da tantissimi anni qualche segnale lo ha, al di là del fatto che si cerchi di tenere tutto segreto, ma il segreto del calcio, insomma, sono sinceramente utopistici anche questi. Quindi un qualche rumor si arrivava, io ho continuato ad andare avanti per il mio lavoro, a cercare di essere vicino all'allenatore, al nuovo allenatore, però insomma sono arrivati dei rumors e poi mi è stato qualcuno ha dato la notizia della presentazione di Lo Monaco a cose fatte e quindi ormai anche la vicepresidente a Pescara mi ha annunciato una cosa che nella nottata era già praticamente il dominio pubblico. Ecco, dal punto di vista etico, dal punto di vista etico questo l'ha delusa. Il presidente mi ha... No, va bene, io penso che il calcio è fatto così, si sta fuori, cerca di entrare. Il Presidente ha diritto di pensare che le soluzioni che ha adotto sono le migliori, e quindi non è meraviglia di questo. Il rammarico mio è che tanto una cosa che era nata in 2 anni, insomma, ripeto, si è persa in 2 mesi, che le cose che potevo proporre, che fossero molto interessanti per la società, sono rimaste nel cassetto senza possibilità di poterle mettere in pratica, e questo era un rammarico più grande. Poi dopo la mia sconfitta è doppia, perché io ho sempre sostenuto e detto e confermo che sono innanzitutto un tifoso di Palermo e del Palermo, e quindi non far bene proprio dove ci tenevo di più dopo tanti successi fa molto male. Ecco, direttore, l'incontro con Lo Monaco è stato soltanto un modo per trovare la giusta forma per il congedo o l'è stata anche paventata l'opportunità di rimanere nei ranghi? Siete due personaggi chiaramente molto diversi. Sai, quando uno ha un contratto triennale, se vuole può rimanere e deve rimanere anche con le sue funzioni. Ma io subito... Guarda, sono 3 motivi. Il Palermo è innanzitutto aveva bisogno di chiarezza e di certezze e creare un dualismo in società. Avete fatto solo danni al Palermo, io questo non lo vorrei mai. Quindi la prima considerazione è stata questa, sinceramente. La seconda è che naturalmente abbiamo praticamente dei caratteri molto diversi, io e Lo Monaco, e quindi non sarebbe stato facile una convivenza, ma proprio appunto per motivi... interpretazione diversa del tipo di gestione. Quindi, direttore, ma l'è stata proposta per una convivenza? Sì, no, non è stata proposta, mi è stato detto, ma è ovvio che avendo il contratto finale potevo dire rimango e certo. Poi in qualche modo si doveva trovare la soluzione. Non è chiaramente nel suo stile. Prego. Però è stata pure prospettata, però ripeto, la persona di buon senso mi pare che fosse impossibile, e poi avrebbe creato inutili tensioni, avrebbe ancora più creato scompensi nel gruppo che non doveva averne, visto che doveva recuperare, quindi non c'era proprio, la soluzione non poteva essere questa. Il terzo motivo è che il mio presidente è Zamparini, nel bene e nel male, e io non posso naturalmente, dopo aver avuto Zamparini il presidente, il mio referente
riferimento quotidiano a Zamparini, pensare di avere un'altra persona, ma non per la Monaco, qualunque, perché dopo che hai impostato i programmi a una persona, davanti a una persona, pensare di rivedere tutto, beh, sembra proprio possibile. Quindi.